sera voglio affrontare un discorso, noi tutti insieme, rispetto a un argomento che mi viene spesso chiesto di affrontare in qualche modo, ecco. E la domanda che mi è stata fatta in maniera più insistente è rispetto al sangue e alla famiglia. E che relazioni anche sotterranee ci sono tra questi due elementi all'interno della società? Non è una domanda facile. Per ragioni antiche anche, rispetto alla nostra storia, a quello che noi siamo e via dicendo. Cercherò dunque di affrontare il problema nei termini più convenienti a tutti noi, ecco, mettiamola così, insomma. Cioè, come questo problema del sangue e della famiglia possa esistere nelle famiglie di oggi, ecco, senza quindi affrontare magari tematiche un po' difficili o altro. Così.